Buonasera, buonasera a tutti, buona domenica, benvenuti nella mia cucina. Vediamo chi si connetterà stasera con me, chi resterà con me per fare un dolcino. Avete visto nelle storie un dolcino insieme. Io vi guardo dall'altro telefono, vediamo se qui è arrivata la notifica. Ecco qua, e ci siamo, dai, è arrivata la notifica, quindi vi guardo. Da qui vediamo chi è in diretta con me stasera. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, vediamo se c'è qualcuno in diretta con me. Buonasera Maria! Buonasera. Maria, vogliamo alzare un pochetto questo sax? Un pochino, eh? Ok. Vediamo, ciao Angelica, eccoti qua. Buonasera, allora avete visto nelle storie che cosa faremo? Faremo il cuor di graffa, faremo le graffe a forma di cuore. Ma protagoniste della serata sono le patate dell'azienda Patatin, un'azienda leader che nasce nel 1970 con Antonio Bucciero. Oggi distribuiscono varietà di prodotti come patate, scalogni, aglio, cipolle che coltivano in zone incontaminate. Allora, quindi oggi voglio ringraziare l'azienda Patatin per avermi mandato questi loro prodotti e che ho gentilmente accettato con tanto entusiasmo, perché già sono prodotti che ho provato e ho riprovato in passato, ma che oggi ho voluto proprio dedicargli una diretta perché sono dei prodotti, come dico io, al bacio, perché veramente sono di alta qualità. Allora, ci sono varie tipologie, di prodotti di patate. In questo caso parliamo di patate, visto che faremo le graffe. Io ho utilizzato le patate rosse perché sono meno acquose e quindi incorporano meno farina. Poi ci sono le qualità, ecco qui, quelle bianche, quelle gialle che servono per farle al forno, per farle fritte, per fare purè, eccetera, eccetera, eccetera. Quelle rosse anche, ho fatto anche gli gnocchi, che a breve posterò come ricettina, perché è una ricettina diversa di gnocchi. Va bene, quindi io ringrazio l'azienda Patatì per questi meravigliosi prodotti. Veniamo a noi. Allora, chi è stasera con me? È Anna, eccoti. Anna Savona, buonasera. Vera, buonasera. Rosario, buonasera. A proposito, volevo farvi vedere queste magliette. Guardate come sono carine, con il logo dei Sapori di Procida, un nuovo logo, vedete? Dei Sapori di Procida di un tempo, che mi sono state regalate da un carissimo amico di famiglia, Rosario. Quindi grazie Rosario, sei stato gentilissimo. Hai esaudito un altro dei miei desideri. Io già ne avevo qualcuna, però questa qui mi piace la stampa perché è anche ricamata a mano. Quindi grazie tante Rosario. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, vedete le varie formine che ho qui a cuoricino? Guardate quanto sono carine queste formine a cuoricino. Io ho utilizzato quella più grande per fare le nostre graffe. Allora, velocemente, velocemente, vediamo. Yvonne, Rosetta, buonasera, mi raccomando, condividete la diretta e seguite la pagina. Qui ho un quarto di patate patatì, quindi patate a pasta rossa, eh? Mettiamo qui un quarto. Io vi alzo qui così vediamo se riesco a vedervi. Benissimo, Rosanna, buonasera da Genova. Mettiamo un pizzichino di sale. Vediamo chi c'è più. Un pizzichino di sale. Un uovo intero. 30 ml di olio di semi di girasole. O se volete potete sciogliere anche un po' di burro, 30 grammi di burro, vanillina, Tiziana, America, Luisa, mettiamo la vanillina, ecco qua, mescoliamo, andiamo ad aggiungere 3 cucchiai di zucchero semolato e mescoliamo. Allora, queste cuor di graffe, perché così le ho chiamate, sono veramente morbidissime. Vi faccio vedere la ricetta che faceva mia mamma, proprio nel periodo di carnevale, ma che io ho utilizzato, uso fare anche nel periodo di San Valentino, nel giorno di San Valentino, perché sono fritti, è vero, i fritti si fanno la maggior parte a carnevale, come dolcini particolari, graffe, queste cose qui, anche se poi le rifacciamo durante l'anno, però con questa forma a cuore possiamo farle anche nel giorno di San Valentino. Allora, poi qui ho un
un cubetto di lievito che vado a sciogliere in 50 ml di latte a temperatura ambiente, latte intero o quello che voi avete nel frigo. Quindi andiamo a scioglierlo. Allora, Innocenza, stiamo preparando dei cuor di graffa. Resta con noi perché adesso ve le faccio vedere già pronte, però vi faccio l'impasto e altre, se vedete qui, ce l'ho in crescita, stanno ancora lievitando e le facciamo insieme. Allora, mi raccomando, condividete la diretta e adesso versiamo il latte e il lievito che ho sciolto poco per volta. Eccolo qua. Ecco qua, e abbiamo fatto anche questo. Riponiamo tutto qui per bene e andiamo a mescolare. Dobbiamo creare una sorta di purea, vedete? Con queste meravigliose patate. Patrizia, Rosalba, Angelo, Antonella, buonasera Antonella cara. Allora, avete visto che purea abbiamo fatto? Patate schiacciate con lo schiacciapatate, io almeno così le faccio. Mi ritolgo un attimo queste da qui. E prendiamo farina 00, sempre col bicchiere dosatore. Allora iniziamo a mettere un 150 grammi farina 00, ecco qua, e mescoliamo. Angelo, vedete che è ancora molliccio l'impasto, per cui richiederà altri 150 grammi e quindi abbiamo messo 300 grammi di farina 00. A questo punto io vado di mani e vado a impastocchiare come dico io. Grazie Innocenza, sei un tesoro. Condividete la diretta e mi raccomando, lasciate sempre un like, lasciate sempre un commento se vi piace. Allora andiamo ad impastare, perché dico sempre che quando lo impastiamo con le mani, ovviamente potete farla anche in planetaria se voi volete, però con le mani noi riusciamo a capire la consistenza dell'impasto, va bene? Allora, l'impasto è quasi pronto, però ancora un pochetto umido, per cui andiamo a far incorporare almeno altri 100 grammi di farina, va bene? Quindi, ecco qua, siamo a 400 grammi. Portiamo sul piano di lavoro e lavoriamo con le mani fino a far incorporare tutta la farina. Ecco qua, vediamo. Ursula, Fabrizio, ben ritrovato a te, spero che si connetta. Fabrizio l'ho salutato. Elio, vediamo se c'è Mario, vediamo un po'. Mariella, eccoci, sei anche tu, Tiffany, Cecilia cara, un bacione, Maddalena, ci sei anche tu, vedete? Allora, una volta impastato bene, quindi facciamo assorbire la farina e poi prendiamo l'impasto e lo riponiamo nella sua ciotola in forno spento ma con lucina accesa, perché comunque deve lievitare fino al raddoppio, va bene? Quindi questo qui è l'impasto base, vedete? Quindi deve essere una consistenza tipo pasta frolla. Andiamo a riporre nella sua ciotola, vedete? Mi ripulisco un attimo le mani. Maria, non stai dicendo proprio niente stasera, ma non vogliamo salutare i nostri amici. Ciao. Maria, salutiamo i nostri amici. Allora, mi sto riponendo un attimo le mani, che ce le ho tutte attaccate di farina. Ecco qui. E poi prendiamo uno strofinaccio, copriamo, vado a mettere in forno e lascio lievitare. Ecco qua, accendo la lucetta e lascio lievitare. Qui intanto mi ripulisco un attimo, perché adesso vi porto con me
ai fornelli. Infatti accendiamo anche l'olio. Vi faccio vedere dopo un paio di ore che cosa succede. Allora, vediamo. Maria, Graziella, Fabrizio, ti piace Fabrizio sottofondo? La farina non ci servirà più, quindi mettiamola qua. Allora, avete visto come sono belli questi cuoricini? Ecco qua. Allora, io vi direi di venire con me. Di venire con me, eccovi. Vediamo dove... Eccoci qua, siete qui. Ciao Luisa! Vi tengo qui vicino a me, vedete? Oh, guardate che cosa è successo. Allora, dopo un paio di ore dalla lievitazione, quindi l'impasto è super lievitato, è fuoriuscito quasi dai bordi, che cosa ho fatto? Ho preso l'impasto, l'ho sgonfiato sul piano di lavoro con un po' di farina. L'ho steso con le mani, lo spessore dell'impasto deve essere più o meno lo spessore di un dito. Va bene? Quindi che cosa facciamo? Andiamo a ritagliare con la formina a cuoricino che vi ho fatto vedere tutti questi cuoricini su un po' di carta forno. Va bene? Guardate. E poi adesso aspettiamo che l'olio arrivi a temperatura e poi caliamo dentro le nostre, i nostri cuor di graffe. Va bene? Mi ripulisco un attimo le mani perché ce l'ho ancora un po' impregnate di... Ecco qua, allora vediamo qui chi c'è con me. Allora, Rita, eccoti qua. Vediamo se questo è quasi quasi pronto. Dopo vi faccio vedere già il risultato finale. Adesso ne facciamo qualcuno insieme, però poi vi faccio vedere già le graffe finite. Quindi vi farò vedere il vassoio già pronto. Qui vi faccio vedere più o meno i tempi di cottura. Va bene? Come andiamo a calare dentro, vediamo più o meno quanto tempo ci vorrà per farle dorare in entrambi i lati. Vediamo chi ci sta qua. Allora, mi raccomando, condividete la diretta, lasciate un like, un commento. Ci proviamo? Allora, vediamo cosa succede. Iniziamo a mettere. Ecco qua. Adesso prendo anche un cucchiaio. Dopo piano piano sfilo, piano piano che si bagnano, sfiliamo anche le nostre carte. E sottolineo se all'improvviso vedessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. E se domani io non potessi rivedere te? Allora, eccomi, sono qui. Vediamo. Giovanna, buonasera, buona domenica. Maria, Giovanna ti saluta. Ciao. Allora, facciamoci il bagnetto. Vedete, ogni tanto facciamo così, così i nostri cuor di graffa, vedete, si bagneranno, faranno il bagnetto e vedete, faranno le bollicine, inizieranno a cuocersi bene bene, vedete. Io intanto vediamo se riusciamo a staccare, ancora non si stacca bene bene, vediamo. Opla, sì, staccato. Vediamo se anche questo qui si stacca. Ho dimenticato di prendere la pinzetta, ma va bene, tanto i bordi non cuociono. Ecco qua. Hopla. Facciamo così. Piano piano, vedete? Come iniziano a gonfiarsi? Spettacolo. Ecco qua. Anche questo si è tolto e andato via. Allora, vediamo. Allora, voi vi ricordate... giovedì scorso, verso la fine della puntata della nostra live, parlammo di, se vi ricordate bene, di quello che volevo, che avevo preparato per voi, un piccolo programma. Un programma di che cosa? Forse alcuni di voi non avrà recepito quello che volevo, insomma, comunicare. Allora,
Poi sono stata io un po' incasinata, no? Per nello spiegare. Comunque, allora, perché qualcuno poi mi ha messaggiato in privato dicendo: Michele, ma cosa volevi dire? Allora, io per la verità vorrei preparare delle lezioni da fare insieme. Vi parlai anche di un gruppo WhatsApp dove io vi comunicherò un numero e lì possiamo, ecco, fare una video e fare delle lezioni basi di cucina pratica. Va bene, perché fare la diretta per tanti di voi non è come farla, fare una lezione per 5-6 di voi. Va bene, allora chi ha voglia e il piacere di fare queste lezioni con me, poi stabiliamo un pomeriggio, un orario, insomma, che vada bene per chi volesse poi aderire, e decidiamo, e mi fa sapere, mi messaggia in privato, così possiamo preparare dalla base di paste frolle semplici, da creme furbe, e tante tante cose che veramente solo a volte facendo delle lezioni, come dico io, no? Tu per tu, potete vedere i vari segreti, le varie, insomma, gli escamotage, le cose che riusciamo a fare per realizzare delle ricettine semplici, veloci, una favola. Vedete come si sono compiate bene? Allora, Gianni, buonasera! Giuseppina, non ti preoccupare! Guardate come si stanno bene gonfiando e come si colorano in entrambi i lati. Guardate, questa ancora non è pronta. Adesso prendiamo lo zucchero semolato e con uno stecchino iniziamo a metterle qui. Vediamo se questa è pronta, anche questa è pronta. Questa qui, un altro pochetto. Il resto dopo me le fritto. Allora, per chi vuole fare queste lezioni una volta a settimana, due volte, poi decidiamo, con me, può contattarmi in privato, così ci organizziamo e facciamo tante cose belle insieme. Avevo pensato questa cosa per voi, delle lezioni di cucina base, di praticità, è vero, e di tanti segreti, che uno a volte segreti, piccole cose veloci, insomma, a volte anche fare una torta sembra complicato, quando invece poi è semplicissimo, basta fare un po' di inciuci, di cose varie, la torta viene bellissima, con una semplicissima base, quindi voglio dire, nulla di che. Allora spegniamo il fuoco qui e vedete, passiamo quindi i nostri cuor di graffa nello zucchero semolato. Ecco qua, guardate come sono pure morbide, vedete, sono super lievitate. Adesso sono bollenti, ne apriamo qualcuna. Allora, queste qui, il resto di queste qui le facciamo dopo, vi faccio vedere le altre pronte. Andiamo verso il piano di lavoro, mi ripulisco le mani e vi faccio vedere quelle che io, nel nostro piatto carino, andiamo a metterci le graffette a cuore che io già ho preparato prima per voi. Queste sono quelle che abbiamo fatto adesso. Ne andiamo a aprire una calda, siete pronti che è bollente? Aspettate che vi porto con me, vi ho dimenticato di qua. Ne apriamo una, Serenella, ci sei anche tu, Nunzia, avvicina alla telecamera. Na 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 na, guardate, guardate, è super lievitata. E queste qui sono quelle che abbiamo fatto adesso e sono bollentissime, mamma mia. Aspettate, mi ripulisco le mani. Ecco qua, sistemiamo questi cuor di graffa sul nostro vassoietto. Guardate come sono carine. Queste qui le potete anche farcire, senza dubbio, potete anche farcirle. Possiamo farcirle. Grazie Vincenzo, Carmela, eccole qui. E queste sono quelle bollenti che abbiamo appena
fatto. Guardate come sono fumanti. Guardate. Eccole qui. Adesso, Maria, facciamo una foto? Queste con le buonissime patate di patati. Oba, 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 vieni amore, dammi. Allora, vediamo, Luisa, sì. Ma non hai visto il procedimento, Serenella, se vai a ritroso, se vai a vedere un pochetto la live, vedi il procedimento che è semplicissimo. Domani comunque vi posterò la ricettina. Allora, ecco qua. E uno, questo è il nostro stampo, che ho fatto i nostri cuori di graffa. Facciamone un'altra. Meravigliose, profumatissime, bellissime, adatte. Francesca! Angelo ti saluta, Maria. Ciao. Profumatissime. Ciao Francesco, un bacione anche a te. Profumatissime, poi voi potete anche metterci arancia grattugiata, potete metterci anche il limone, mi ho messo semplicemente la vaniglia, che è già di per sé molto molto golosa, gustosa, anche di sapore, allora, intenso. Grazie Maria. Allora, che dire? Grazie, grazie di cuore a tutti quanti voi che siete stati con me, ringrazio l'azienda Patati che mi ha gentilmente fornito di questi prodotti. A breve altre ricettine e niente, io vi saluto, ci vediamo giovedì alle 19.30 anziché alle 20, ci vediamo alle 19.30 e per le lezioni in privato, le lezioni di cucina base, per chi volesse insomma farle con me, poi stabiliamo, vi ripeto, un calendario e quelle, le basi, insomma quello che dobbiamo fare insieme, vi può contattare in privato. Anche per il libro, per chi volesse il libro, sapete già, potete contattarmi in privato. Io vi lascio una buona serata e ciao, grazie a tutti, ciao Maria! Ciao.